Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno carissimi amici, purtroppo questa mattina la trasmissione a noi sembrava fosse andata tranquillamente in onda, ma poi in realtà ci risulta che non sia stata trasmessa. Allora la recupero io adesso da solo e chiedo scusa. Oggi iniziamo, allora, anche oggi pregando il Padre nostro, con lo stesso cuore di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Questa mattina leggiamo l'inizio del capitolo 14. Siamo ancora nel contesto dell'ultima cena e Gesù sta parlando ai suoi discepoli, sta preparandoli a quel grande momento della sua passione. È come un condividere le sue intenzioni, i suoi desideri, è come un testamento che lascia ai suoi amici. Dal Vangelo secondo Giovanni. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio. E abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Vado a prepararvi un posto. Gesù apre una via al Padre, attraverso questa umanità. Ci immaginiamo proprio questa via come una via nuova che percorre una grande montagna meravigliosa, ma molto impervia. Quindi con grande passione, con grande determinazione, coraggio e forza, apre questa nuova via per arrivare in cima, cioè all'incontro con il Padre, o meglio, per dare a noi questa via da poterla percorrere insieme con Lui per arrivare al Padre. Arrivare in questa cima ripaga oltre ogni misura, qualsiasi fatica. E questa via dobbiamo immaginarla come una via aperta proprio nella umanità concreta, la mia umanità, la tua umanità. Ogni umanità è come un versante di questa stupenda montagna e lui vuole che per ciascuno sia aperta la via, proprio come personalizzata, affinché la mia concreta umanità sia il luogo dove avere accesso al Padre. E se ci spaventasse una via così ardita, lui la percorre insieme con noi, ci fa da guida, come proprio un bravissimo alpinista, e quando ci affidiamo a lui siamo sicuri che ci porterà alla meta. Questa via che Gesù ci apre è una via di verità.
Sappiamo bene che se camminiamo sulla via sbagliata, non arriviamo in cima. Quindi Gesù ci riporta alla verità. È come un guarirci dalle storture, da quelle pieghe che la nostra vita assume quando vogliamo piegare la verità alle nostre idee. La verità non può piegarsi. Alla fine siamo noi che ci pieghiamo. Camminiamo come storti, zoppi. E queste pieghe proprio ci fanno male. A volte non vogliamo ammetterle. Siamo così duri nella nostra convinzione di essere nel giusto che è impossibile anche a Gesù aiutarci. Abbiamo bisogno di essere umili, di lasciarci correggere. Credo che uno dei punti più importanti sia proprio il nostro modo di amare. A volte pensiamo di saper amare, ma chiamiamo amore quello che in realtà è solo un rapporto possessivo. Oppure soltanto una passione. Basata solo sui sensi. Ecco, chi sa amare dell'amore vero? Ecco, solo Gesù ce lo insegna, se ci lasciamo correggere. Potremmo immaginare Gesù come un abilissimo cardiochirurgo che opera nel cuore dell'uomo. Gesù opera il cuore perché abbiamo bisogno di portare verità nel nostro modo di amare. E questo ci fa vivere, ci fa ritrovare l'amore del Padre in noi. Quindi Gesù ha bisogno che ci fidiamo di Lui e del Padre. Fidiamoci. Come prima di lasciarci operare da un chirurgo, firmiamo, ecco, perché ci affidiamo veramente nelle sue mani. E poi un'altra riflessione, dice Gesù, nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Ci siamo mai chiesti dov'è la mia casa? I malati di Alzheimer, ci è capitato di sentire il racconto magari di quando non si ricordano più dov'è la loro casa e non sanno tornarci. A che cosa ci fanno pensare? Ecco, a me provocano questa riflessione, e cioè, se è vero che noi ci chiediamo, ma com'è possibile arrivare a tanto, non ricordarsi più dov'è la tua casa? E ci meravigliamo. Dovremmo piuttosto meravigliarci e addirittura avere compassione per noi, quando non ci ricordiamo più che la nostra casa è nel cuore del Padre. Siamo noi i malati di Alzheimer spirituale, che è la malattia più grave. Ecco, ricordiamocelo, la nostra casa non è qui, è nel cuore del Padre. E il cuore del Padre dov'è? Non è lontano. È nel nostro cuore, è lì che Gesù apre questa nuova via. Gesù in definitiva è andato a preparare nelle profondità del nostro cuore la via che ci fa accedere al Padre. Ecco, lì c'è questa via da percorrere. In fondo è lì che il Padre vuole abitare insieme con noi. Preghiamo. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te. E con te donami le tue virtù. Amami Gesù, fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù.
Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola. Amore e misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per intercessione della Mamma Celeste vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E buona giornata.